ben trovati ragazzi, oggi non è ancora lo speciale per i 400 iscritti, mi dispiace se ve lo aspettavate ma ci sto lavorando ancora un po' sopra. No, oggi sono qui per una nuova recensione, non è un film però stavolta, riguarda una saga a fumetti di recente uscita. Stiamo parlando di Ragnoverso, ovvero il suo nome originale Spider-Verse, che è una, appunto una saga dedicata all'uomo ragno, Spider-Man, scritta da Dan Slott, che attualmente sta scrivendo molte storie per l'Arrampica Muri. Qui io ho tutto il bel blocco di albi che ha racchiuso questa saga, anche se la saga non è iniziata da subito così dal nulla, c'è stato un preludio chiamato Ai confini del Ragnoverso, che è racchiuso in questi 5 albi. Questi 5 albi ci hanno mostrato l'inizio di Ragnoverso, appunto con un'altra mini saga chiamata Ai confini del Ragnoverso, che è iniziata con due episodi aggiuntivi di Superior Spider-Man, poiché dal Dottor Octopus Superior Spider-Man che è iniziato tutto, a partire da un suo viaggio temporale di cui poi si dimenticherà una volta tornato a casa. Allora, questa saga del Ragnoverso racchiude tutti gli Spider-Man di tutte le dimensioni, appunto il Ragnoverso. Un altro modo per poter dire multiverso, ovvero i vari universi collegati tra di loro. E i vari Spider-Man di queste dimensioni sono appunto il bello di questa saga. I vari Spider-Man di tutte le dimensioni si dovranno unire per combattere un nemico loro noto. Non so se quanti di voi si ricordano di Morlun, il vampiro che succhia la potenza vitale delle persone con poteri totem, ovvero poteri animali, che Spider-Man aveva già sconfitto in due occasioni, uscendo quasi mezzo morto in entrambe le occasioni. Appunto, stavolta non c'è solo Morlun, ma c'è tutta la sua famiglia, chiamata appunto la famiglia degli eredi, che mirano a distruggere la tela del Ragnoverso, a cui a guardia c'è il mastro tessitore, che è il responsabile appunto della tela del Ragnoverso e di tutto il multiverso, e vogliono distruggere tutti gli Spider-Man attraverso un macabro rito. Attaccano appunto ogni dimensione distruggendola e uccidendo appunto lo Spider-Man. Poi la distruggono appunto solo per piacere personale. E in questa saga, oltre al nostro Spider-Man di tutti i giorni, ovvero il buon Peter Parker, conosciamo anche a Spider-Man di altre dimensioni che sono già stati visti in albi recenti, o di qualche anno fa, anni 80, anni 70, così, e ci vengono appunto tutti presentati in questa saga. Abbiamo per esempio lo Spider-Man dell'anno 2099, che è il futuro che sarà appunto nel 2099, quando ci sarà il nuovo Spider-Man, è stato spiegato in alcuni albi e anche spiegato qui, è il futuro ufficiale dell'attuale universo Marvel. Poi abbiamo lo Spider-Man India, Pabkari, che è una collana appunto uscita in India, si chiama Spider-Man India, dove c'è uno Spider-Man in versione indiana che combatte nella metropoli di Mumbai. Poi abbiamo uno che a me è piaciuto veramente tanto, lo Spider-Man manga, non so quanti di voi abbiano visto la saga giapponese sui Paidaman, era una serie TV dove c'era appunto uno Spider-Man, se fosse nato in Giappone, era appunto chiamato sui Paidaman, ed è presente anche in questa saga. Poi abbiamo per esempio l'uomo ragno cosmico con poteri al di là della potenza dell'universo. Abbiamo le varie Spider-Woman dell'universo di Peter Parker, Spider-Woman Jessica Drew, Anya. Poi abbiamo la nuova Silk, la nuova compagna di Peter Parker, alias Spider-Man, che sono uniti perché sono stati morti dallo stesso ragno e quindi hanno acquisito insieme i poteri e sono legati ora sia sentimentalmente che anche mentalmente, diciamo così. Poi abbiamo il ritorno del ragno rosso Kane, che si allea con Spider-Man e gli altri uomini ragno per combattere questa minaccia. Abbiamo lo Spider-Man United Kingdom, che anche questo è uno dei miei preferiti, forse il mio Spider-Man preferito in assoluto di questa saga, che fa parte del corpo dei Capitan Bretagna, appunto Spider-Man United Kingdom, e lascia la sua dimensione dei Capitan Bretagna per aiutare tutti i ragni. Poi abbiamo anche Spider-Woman, che è Gwen Stacy, appunto in un universo in cui invece di Peter Parker i poteri del ragno li ha presi Gwen Stacy ed è appunto diventata Spider-Woman. Poi abbiamo un universo dove Ben Reilly, un vecchio clone di Spider-Man, è ancora vivo ed è diventato lui Spider-Man mentre Peter vive una vita normale. E abbiamo anche il ritorno di Mayday Parker. C'è una dimensione appunto dove Peter Parker e Mary Jane hanno avuto una figlia
che hanno chiamato May Day in onore di zia May, e lei è diventata Spider Girl. Poi abbiamo alcuni universi un po' più esilaranti che vengono distrutti subito da Morlun. Abbiamo anche universi dove c'è zio Ben che è diventato Spider-Man al posto di Peter, oppure zia May che è diventata Spider-Woman. Poi abbiamo un altro personaggio che a me è piaciuto veramente tanto, Spider-Ham, appunto il ragno prosciutto, che è un Peter Parker trasformato in porcello che ha poteri ragneschi e devo dire che è anche molto forte. Poi abbiamo dalla saga di cartoni animati Spider-Man Unlimited, abbiamo appunto anche Spider-Man Unlimited, abbiamo Ultimate Spider-Man dell'ultimo cartone che a me sinceramente fa schifo, l'Ultimate Spider-Man dell'universo fumettistico Ultimate Spider-Man, ovvero Miles Morales, l'uomo ragno dei cartoni anni 80, molti molti altri, veramente c'è un intero esercito di Spider-Man. Ah, e quasi dimenticavo, anche l'uomo ragno punk che viene da un mondo continuamente in protesta, dove lui è un punk che guida le rivolte contro la polizia dei Venom e esce sempre vittorioso. Appunto, questi ragni si coalizzano contro gli eredi per sconfiggerli, anche a costo di numerose perdite molte volte. Ah, e quasi dimenticavo, c'è anche lo Spider-Man noir, di un universo appunto noir in cui gli eroi sono durante la Seconda Guerra Mondiale e si scontrano con nemici un po' meno moderni di quelli che ci sono adesso. E anche un'altra che mi è piaciuta, ma non ha particolari poteri ragneschi, è Lady Spider, che proviene dall'Ottocento. Vabbè, non divaghiamo, andiamo avanti. Appunto, questi Spider-Man, coalizzandosi contro gli eredi, mirano a sconfiggerli e ci riusciranno a costo di numerose perdite e con un aiuto inaspettato di un membro della famiglia degli eredi che era stato bandito perché aveva causato la morte della madre, e lui per espiare le sue colpe uccideva totem di esseri ragneschi, ma poi decide di allearsi con gli Spider-Man perché ha capito che stava dalla parte sbagliata. E alla fine, quando il Mastro Tessitore morirà, questo è uno spoiler, questo membro rinnegato della famiglia di Morlun ne prenderà il posto diventando il nuovo Mastro Tessitore. Veramente, veramente bello. Una saga che è stato già annunciato che continuerà anche nel 2016, perché ci sta scritto appunto nell'ultimo episodio che l'esercito dei ragni tornerà nel 2016, e abbiamo appunto, come ti ho spiegato all'inizio, anche il ritorno di Superior Spider-Man che a me mancava. E alla fine c'è anche stato uno scontro sia verbale che fisico fra Peter Parker e Superior Spider-Man, e per chi dovesse comandare l'esercito dei ragni, alla fine ha vinto Peter naturalmente, non Doc Ock Superior Spider-Man. E anche uno scontro finale, poiché lui, dopo aver ucciso il Mastro Tessitore, voleva alterare la realtà, distruggendo la tela del multiverso, ma alla fine verrà fermato dalla forza congiunta di tutti gli Spider-Man e delle Spider-Woman, naturalmente. Alla fine lo Spider-Man United Kingdom diventerà anche il custode della tela del multiverso insieme al Mastro Tessitore e alla Spider-Girl Anya, e Peter tornerà appunto con le altre Spider-Woman del suo universo nella sua dimensione, e appunto riprenderà la vita di tutti i giorni. Questa saga, ci è stato detto da Dan Slott, che stravolgerà gli eventi anche della serie principale, perché niente sarà più come prima. Come gli ho già detto, appunto, il 2099, la dimensione del 2099 è diventata il futuro ufficiale della dimensione di Peter, quindi staremo a vedere come si evolveranno gli eventi. Anche se al momento io credo che mi prenderò una pausa da Spider-Man per dedicarmi ad altro. Quindi, perché finito Ragnoverso, credo che le storie normali, non molto interessanti, per ora le posso accantonare, poi ricomincerò a prenderle appena in edicola vedrò che c'è qualcosa di bello che bolle in pentola. Vedremo. Dunque, questa saga non posso darvi il voto massimo, perché secondo me certe storie di ragni che ci sono state presentate ai confini del Ragnoverso oppure durante la saga erano inutili, perché alla fine non sono state importanti ai fini della trama, però io l'otto glielo do, non gli do né 9 né 10 per i motivi che vi ho già spiegato. Comunque, sì, una saga che si prospettava deludente secondo molti, ma che alla fine è andata bene, è andata gonfie vele. Secondo me si sono anche ispirati ad un episodio di Spider-Man The Animated Series, non so quanti di voi l'hanno visto, c'è un episodio finale in cui gli Spider-Man di alcune dimensioni si alleano per combattere un nemico comune. Ecco, credo che si siano ispirati anche a quello. Una cosa che mi è dispiaciuta è che, per esempio, Flash Thompson, il Venom dell'universo di Peter, è anche lui un ragno, effettivamente, avendo poteri ragneschi, avendo il simbionte di Venom,
sarebbe potuto essere coinvolto in questa vicenda del ragno verso, invece così non è stato, vabbè. Non mi dispiace che non ci sia stato, però alla fine che penso che avrebbe potuto essere molto utile ai fini della trama e anche per sconfiggere gli eredi, avremmo potuto risparmiare un bel po' di morti. Sì. E detto questo, io credo che la recensione si possa fermare anche qui, perché come vi ho detto volevo solo elogiare questa bella saga che si compone appunto dai confini del Ragnoverso fino a tutti agli altri volumi del Ragnoverso, quindi ce l'ho tutti quanti, compresi dal mio edicolante di fiducia. Le copertine anche sono state molto belle, ve le mostro a partire, non vi mostro pure dai confini del Ragnoverso perché sinceramente non mi sono piaciute queste copertine, ma queste di Ragnoverso sì, questa è la prima parte, vedete, inizia Ragnoverso, c'è Peter con dietro tutti quanti i suoi amici ragni che comporranno il suo esercito. Poi questa è la seconda, appunto un po' macabra, un po' inquietante, con Superior Spider-Man pronto all'attacco. Poi qui appunto nel terzo episodio che c'è lo scontro fisico fra Spider-Man, il nostro caro Spider-Man e Superior Spider-Man, anche questa molto bella, molto molto bella. Questa qui invece raffigura il quadro di famiglia della famiglia appunto degli eredi, con Morlun e tutti i suoi parenti, con appese appunto dietro di loro le teste di tutti i ragni del multiverso, anche questa molto macabra. Poi questa qui, che ci mostra il sacrificio del Ben Reilly, l'universo di cui lui è Spider-Man, in questo episodio appunto c'è stato il sacrificio di Ben Reilly, è intitolato L'eroe, e c'è appunto Spider-Man con dietro tutto l'altro esercito di ragni, sia quelli che sono morti, sia quelli che ancora sono in vita e combattono. Questo è il penultimo episodio, appunto, quando le cose si stavano mettendo male per l'esercito dei ragni, e appunto qui in copertina ci viene mostrato un Peter Parker Spider-Man con il suo costume lacerato, in mezzo alle fiamme con il restante esercito degli Spider-Man che va all'attacco, perché nonostante le cose si stavano mettendo male, nessuno di loro si è arreso ed è andato all'attacco. E quindi un'altra cosa che unisce tutti gli Spider-Man, la forza di volontà di andare sempre avanti, perché Spider-Man va sempre avanti, non si ferma mai, così tutti gli altri Spider-Man, a parte Superior Spider-Man appunto, che non è Peter Parker, è Dottor Octopus e quindi diciamo che è anche un po' malvagio. Questa mi è piaciuta un po' di meno di copertina, diciamo, l'epilogo, c'è appunto l'epilogo del Ragnoverso, vengono mostrate le due lenti della maschera di Spider-Man con appunto le dimensioni del Ragnoverso all'interno. E bellissime sia le copertine che la storia, veramente una bella saga, non se ne vedevano forse dai tempi di Assedio, della saga Assedio, saga di questo genere, oppure proprio dalla morte di Capitan America, mi è piaciuta veramente un sacco. Quindi un 8 a questa saga. Io credo possiamo concludere qui, mi sono anche divagato abbastanza. E noi ci vediamo al prossimo video e buon fine estate a tutti. Ciao ragazzi.